Una delle domande più frequenti che riceviamo al Portale del Verde è la seguente: come mai la mia orchidea, che me l'hanno regalata in splendida forma, piena di fiori, non riesco più a farla rifiorire? E allora noi dal Portale del Verde siamo venuti qui dal vivaista numero uno, il più giovane vivaista di orchidee italiano, Gioele Porrini, qui alla Varesina Orchidee, a girargli questa domanda. Perché, Gioele, si fa così fatica a farle rifiorire le orchidee? Questa è una bella domanda, la domanda numero uno, domanda delle domande, perché ovviamente noi coltiviamo le piante per i fiori, no? Siamo qui oggi nella Serra del Fiorito, ed è un posto bello perché le piante sono fiorite, perché se no non è che le coltiviamo, per le foglie verdi, anche se alcune piante sono comunque belle, anche senza fiori, eh. Allora, partiamo da un presupposto, diciamo, base importante. Allora, le piante a fiore, quindi le angiosperme, le piante che nel regno vegetale fanno i fiori e i frutti, sono al mondo per fare i fiori. Cioè, fare i fiori per una pianta a fiore è l'obiettivo primario. Cioè, loro ce la mettono tutta per fare i fiori. È nella loro, natura. E arrivare alla riproduzione e quindi fare dei fiori, ovviamente il più attraenti possibile nei confronti degli insetti, ma anche nei confronti degli umani, ovviamente, perché noi facciamo parte anche noi del grande gruppo degli animali che sono rimasti affascinati da questi fiori. E cerchiamo in tutto e per tutto appunto di coltivare perché sono belli. Le piante dalla loro ce la mettono tutta. Se una pianta non fiorisce o non rifiorisce, c'è sicuramente un problema. C'è un problema che non è riferito alla pianta stessa, perché lei ce la mette tutta per fiorire e quindi dobbiamo andarlo a ricercare nelle condizioni che attorniano la pianta, cioè nelle condizioni che stanno invece ambientali, no? E questo diciamo come premessa. Andando invece nel vivo della questione, perché non fiorisce? Beh, allora la fioritura è da considerarsi come una sommatoria di tante variabili, non è che noi possiamo con un solo atto, con un solo gesto, con una sola risoluzione di un singolo problema, arrivare alla fioritura. La fioritura è il risultato di una commistione, di una somma proprio di tante variabili. Allora, prima di tutto, la pianta deve stare bene, perché una pianta che sta bene, che è in salute, che è in forze, ha anche le forze per fiorire. Perché attenzione, non dimentichiamo che la fioritura per la pianta, ancorché sia un atto primario, ma è faticoso. Quindi la pianta fiorisce solamente se ha le forze per farlo. E quindi una pianta non deve essere né deperita e né stressata, perché sennò altrimenti non fiorisce. Deve essere nelle sue condizioni ottimali, ecco. Questa seconda premessa. Adesso vediamo a questo punto quali sono i punti fondamentali. Allora, già detto in altri video, la luce. La luce è una chiave veramente importantissima perché le piante si nutrono di luce. La pianta produce lo zucchero a partire dalla fotosintesi, le foglie sono verdi perché sono ricche di clorofilla, la clorofilla intercetta la luce solare e innesca una serie di meccanismi biochimici per cui viene prodotto lo zucchero, che è il nutrimento, come delle piante, anche nostro. Quindi questa è una cosa importante, garantire alle nostre orchidee più luce possibile in inverno. Cioè nella stagione che più di tutte, oggi a Varese è nuvoloso, è brutto tempo, siamo a seconda metà di febbraio, c'è poca luce, però garantire il più possibile un'illuminazione buona. La finestra a sud, a est, quella che noi vediamo in casa, registra il maggior numero di ore di luce, no? Questa è una cosa importante. La primaria. Poi, ovviamente, tutte le buone pratiche culturali che bisogna fare per mantenere la pianta in salute, perché, come ben detto prima, una pianta in salute poi fiorisce. E quindi arriviamo alla innaffiatura, quindi una pianta deve essere innaffiata correttamente, quindi solo quando è asciutta, e per questo vi rimando ad altri video che abbiamo fatto più precisi sull'innaffiatura. La concimazione, quindi una concimazione regolare con un concime bilanciato, senza, diciamo, affidarsi a tecniche empiriche che possono essere facili e allettanti da un punto di vista casalingo, però sicuramente non sono razionalmente ponderate, quindi poi a questo mi riferisco a tecniche casalinghe come potrebbero essere
non so, i vari macerati, i fondi del caffè, la buccia di banana e tutte queste robe qua, che ancorché abbiano un fondo di verità, però non possono essere misurate, quindi noi non possiamo sapere esattamente cosa stiamo facendo e cosa stiamo dando alle piante, no? Quindi la concimazione, la luce, la temperatura. Ecco, la temperatura rientra sempre nel benessere, no? Nella wellness della pianta, no? Nello star bene. La temperatura anche qui è importante, perché noi abbiamo piante diverse, no? Le orchidee sono circa 27.000 specie al mondo, è la famiglia più numerosa del regno vegetale, e sono diffuse in tutto il mondo, dalle Ande ecuadoregne e colombiane fino alle foreste delle Filippine, fino nel Borneo, no? Nelle foreste dell'Uganda. Ci sono anche in Italia, nelle zone temperate. Quindi ogni orchidea, ogni genere ha delle esigenze diverse, perché viene da ambienti diversi. Quindi quella che ho in mano adesso è un ibrido di un Cilium Cheirophorum, che è un'orchidea che ha sicuramente bisogno, guardate, veramente uno spettacolo di fioritura profumato. Questo è Lemon Surprise, un ibrido veramente vigoroso e generoso, che in questo caso ha fatto 4 rami. Però sicuramente l'Oncidium come genere, che vive sui rami alti degli alberi, ha sicuramente bisogno più luce di un Paphiopedilum, ecco qui, di una scarpetta di Venere. Guardate che meraviglia, il Sorcerer Stone, questo ibrido giallo creato dagli americani negli anni 60, no? Vedete, veramente un fiore incredibile per dimensioni, consistenza e cerosità del labello. Questa è una pianta da ombra, perché in natura le specie che hanno dato origine a questo ibrido vivono in zone ombrose della foresta, e quindi ha bisogno sicuramente meno luce, temperature anche inferiori all'Oncidium e innaffiature superiori. Poi questo vi rimanderemo ad altri video invece in cui parliamo monotematicamente di un genere, ecco. Però per dire, importante sapere anche che cosa abbiamo portato a casa, no? Abbiamo portato a casa una cambria, quindi un ibrido di Odontoglossum che viene dal Sud America, vorrà più fresco di notte e più luce rispetto alle Phalaenopsis che vengono dalle foreste basse di pianura del Borneo e delle Filippine. Quindi informazioni. E che oggi se ne trovano gratuitamente nel web tantissime. Quindi informazioni di qualità, aggiungiamo. E vuol dire comunque, facciamo una sintesi, che se la pianta non ha fiorito, ha avuto sicuramente qualche problema, gli abbiamo creato noi qualche problema, ma ecco, una domanda che volevo farti è questo: possiamo dire comunque ai nostri amici di star tranquilli, che se è saltato un anno non è detto che l'anno prossimo... Assolutamente sì, la fioritura, come tutte le diciamo i processi fisiologici, sono naturali. Quindi se la pianta un anno non ha prodotto i fiori, non significa che sta morendo, che sta male o che c'è qualcosa che non va. Sicuramente dobbiamo ricercare, ci sono piante che non fioriscono perché non hanno sufficientemente luce. Questo è una cosa indubbia e l'abbiamo detto. Però tante volte, anche con le condizioni le migliori possibili in assoluto, la pianta quell'anno lì salta l'anno. Può capitare, la vegetazione magari è cresciuta poco, perché quell'anno lì ha avuto magari meno acqua, meno luce, eccetera. Non è maturata sufficiente per produrre il ramo a fiore, e quell'anno lì salta, non succede niente. Anche perché spesso tanti clienti, o tanti che sento anche così, mi dicono: ovvero l'orchidea era bellissima, poi è morta. Poi mi dicono: ma cosa è successo? Mi fanno vedere, ma la pianta è viva. Cioè, loro, tante persone credono che il fiore sia la vita della pianta, ma la pianta vive indipendentemente dal fiore. Il fiore è un organo accessorio finalizzato alla riproduzione. La pianta senza fiore vive lo stesso, ha le foglie, ha le radici, fa la fotosintesi, beve, mangia e dorme, e quindi sta benissimo. Sta facendo un riposino. Semplicemente riposa. Va bene, allora ringraziamo, più di così insomma non sappiamo più cosa dirvi. Alla fine Gioele dice, insomma, la buona sostanza: c'è stato un errore, poco male, informiamoci, perseveranza, come abbiamo detto anche in altri video. Lavoro sodo e perseveranza, sempre quello. Grazie a Gioele Porrini, mettete sempre un bel pollice all'insù, spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima.